Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Una grande iniziativa unitaria di protesta da tenere in Umbria nei prossimi mesi per richiamare l'attenzione sulla pericolosità del tracciato del gasdotto Brindisi-Minervio, che unisca cittadini, istituzioni, forze politiche e sociali, mondo delle associazioni di Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. È l'esito dell'incontro che si è tenuto nel primo pomeriggio nella sala Falcone Borsellino della provincia di Perugia per fare il punto sugli sviluppi del progetto del gasdotto Rete Adriatica, un'opera molto imponente che dovrebbe intercettare tutta la dorsale appenninica attraversando territori ad alta pericolosità sismica e nei confronti del quale si sono espressi in maniera negativa nel tempo i consigli regionali di Umbria, Marche, Abruzzo e Molise e le associazioni con varie forme di protesta. Only Wine Festival è la prima e unica manifestazione fieristica in Italia dedicata alle piccole cantine e ai giovani produttori. È il primo salone diffuso organizzato da Fiera Show in collaborazione con l'AIS nazionale, patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, che si è tenuto nel centro storico di Città di Castello, in provincia di Perugia, nello scorso weekend. Ad essere protagoniste di questa seconda edizione di Only Wine sono state le migliori 100 piccole cantine e produttori under 40 italiani selezionati da AIS, che hanno esposto e hanno fatto degustare il meglio della propria produzione, vini che raccontano storie di coraggio, intuito, impegno, dialogo, scienza e coscienza. Noi abbiamo una selezione di cantine che nella stragrande maggioranza delle volte non hanno quel potenziale per poter andare nelle fiere. Non per questo fanno del vino che non sia di qualità, anzi, noi promuoviamo giovani produttori, piccole cantine ma grandissimi vini, e questo, diciamo, è il nostro slogan. Torna al successo il Todi Volley, che prevale agevolmente contro il fanalino di coda della Serie B1 femminile, tutto facile contro la Fortitudo Città di Rieti, che tra le mura amiche è riuscita ad effettuare una partenza migliore nel primo set. Nel proseguo le Doderti si sono distese mettendo insieme 11 punti a muro, secondo parziale senza storia, con una prestazione superlativa della regista Ilaria Brizzi. Terza frazione sempre spalla a spalla sino in fondo con lo spunto decisivo di Sabatini. 3-0 il finale con questi parziali 18-25, 11-25, 23-25. Risultato favorevole alla Zambelli Orvieto nel temuto scontro valevole per la quart'ultima giornata della Serie B1 femminile, duello superato a pieni voti e con risultato nettissimo. Affermazione che vale come vendetta per lo smacco subito all'andata, che prolunga il periodo positivo delle biancoverdi, arrivate all'ottavo successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia. Le rupestri hanno restituito la cortesia giocando una partita esemplare, neutralizzando le pericolose bocche da fuoco della pagliare Ascoli Piceno, proveniente da uno stupefacente successo ai danni della capolista. Anche qui 3-0 il finale con questi parziali 25-17, 25-19, 25-19. Dalla trasferta di Fregene, sconfitta per 3-2, arrivano notizie doppiamente negative per la Vigor Acqua Pendente. Si azzerano definitivamente le speranze di vittoria campionato. A due giornate dalla fine, la capolista Trastevere Calcio cristallizza 6 punti di vantaggio più lo scontro diretto a favore, e contemporaneamente si assottigliano le chance playoff. Il secondo posto ad appannaggio dello Sport in Città di Fiumicino è lontano 4 punti. Gara tutta di rincorsa per i ragazzi del tecnico Fatone sul campo di una polisportiva dilettantistica che per ben due volte in vantaggio viene raggiunta dalle reti di Manuel Salì più che Gabriele Franchitti. Finisce con una sconfitta la stagione della Stella Azzurra Viterbo, partita piacevole tra due squadre già salve e di conseguenza poco motivata ad alzare l'intensità, ma di contro vogliosi di divertirsi. I Grabs Rimini, come da un po' di tempo a questa parte a Flaminio, macinano basket, mandano a referto e appunti tutti gli effettivi, top score capitan Tassinari con 19 punti, corrono che è un piacere e girano bene la palla. A tal proposito, la statistica più interessante sono certamente i 32 assist e 21 nel solo primo tempo, che testimoniano la qualità del gioco di squadra. Viterbo ha il merito di non darla mai vinta, tenendo il risultato vivo fino all'ultimo. Al 40esimo il tabellone dice 104-94, un bel modo per accomiatarsi da una tifoseria per la quale non bastano più gli aggettivi. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio torna puntuale tra un'ora.